Grande successo per la cerimonia Le Fonti Awards Diritto Penale, svoltasi lo scorso venerdì 25 maggio 2018 a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana, con il patrocinio di Commissione Europea. La serata dedicata interamente ai penalisti, i principi del foro. Tra i momenti clou, la standing ovation per Angelo Giarda, dello studio legale Giarda, che nella commozione generale ha ricevuto il premio alla carriera. Avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, diritto penale societario. Il premio viene assegnato a Alessandro Parrotta, avvocato Alessandro Parrotta, studio legale. Per la completezza raggiunta in ogni aspetto delle materie giuridiche, per i livelli di eccellenza e le capacità nel gestire con maestria ogni aspetto del settore, grazie ad una profonda conoscenza e un'esperienza pluriennale in ogni sfaccettatura del diritto penale societario improntato sullo studio dei problemi di impresa. Eccolo qui, avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, diritto penale societario. Complimenti, avvocato. Complimenti davvero. Siamo in compagnia dell'avvocato Alessandro Parrotta, dell'omonimo studio legale. Buonasera, avvocato. Buonasera a lei. E lei ha ottenuto questa sera il riconoscimento come avvocato dell'anno, boutique di eccellenza nel diritto penale societario. Se vuole anzitutto commentare questo riconoscimento. Beh, questo premio arriva a 10 anni dalla fondazione del mio studio. È uno studio legale che si occupa esclusivamente di diritto penale dell'impresa e diritto penale, chiamiamo, della criminalità bianca. È un riconoscimento che riteniamo essere un punto di partenza, un punto d'onore per tutti i collaboratori che lavorano con me, per tutti i colleghi dello studio. Il mio staff consta di 10 risorse importantissime e preziosissime, e pertanto posso dire che più che vederlo come una vittoria, la vedo come una sfida a far meglio. Bene, oggi 25 maggio è una giornata, insomma, importante perché entra in vigore il nuovo regolamento privacy e le chiedo quali sono, a suo avviso, i principali effetti che avrà sulle imprese. Il GDPR, questa sigla tanto temuta, appunto, che racchiude in sé il mondo della privacy, per fortuna non è nuova. Il nostro studio se ne occupa sin dal 2016 e si pregia di aver effettuato assessment privacy per i più importanti gruppi industriali. Cosa può portare? Una gestione del rischio, una gestione del rischio differente. Ritengo che grazie alla figura del DPO, del responsabile privacy, che è simile all'organismo di vigilanza ex 23101 o al responsabile anticorruzione della 190-2012, si possa creare all'interno delle società, più che un ufficio di compliance, un ufficio di gestione del rischio. Diminuire il rischio per diminuire l'impatto reputazionale a tutela non solo di tutti gli stakeholders, ma anche dei dipendenti che lavorano all'interno di questi grossi gruppi. Passiamo al whistleblowing e le chiedo qual è l'impatto a suo avviso di questo provvedimento sull'idoneità dei modelli organizzativi 231. Ecco, vedo e ringrazio per questa domanda che è la chiusura di un filo logico. Dicevo gestione del rischio per i dipendenti. Il sistema del whistleblowing, nato negli Stati Uniti già nel 1770, è arrivato e planato sulle società pubbliche prima, fortunatamente dal dicembre dello scorso anno anche sugli enti privati. Quindi chi ha il modello 231, chi è compliance con la responsabilità, la prevenzione della responsabilità penale, può costruire un meccanismo di segnalazione interna per ridurre il rischio, vede il fil rouge che congiunge tutti questi sistemi di gestione e di controllo interno, per segnalare il dipendente infedele o anche l'apicale,
amministratore delegato o direttore generale che in un qualche modo si vede complice della commissione di un reato. Quindi segnalare per abbassare il rischio. Tutto questo è collegato in un disegno UE che l'Italia ha sposato ormai da circa un ventennio di abbassamento della soglia di commissione di reati appunto gestiti dal mio studio, reati bianchi.